potrebbe essere difficile o complicata l'idea di provare a descrivere come è fatto Dio. Ma quando gli autori della Bibbia hanno riflettuto sul mistero di Dio, hanno costantemente descritto il carattere di Dio in questo modo: misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà. Esamineremo la seconda parola chiave di questa affermazione: pietoso o pieno di pietà e grazia. La parola in ebraico è kanun, che è correlata al nome ebraico ken. Questa parola, ken, è spesso tradotta come grazia o favore. E se si studia come questa parola viene utilizzata nella Bibbia, si scopre una storia affascinante. Uno dei significati di ken è delizioso o favorevole. Nei Salmi, un poeta talentuoso si dice che abbia labbra di ken, ovvero può creare parole bellissime che trasmettono delizia. Oppure un gioiello scintillante è un ornamento di ken, ovvero attrae attenzione e favore. Ecco perché spesso è ken la parola usata per descrivere un dono offerto con delizia o grazia. In questi casi la parola ken potrebbe essere appunto tradotta come grazia. Come nella storia di Esther, che si avvicina al re di Persia per chiedere di essere risparmiata con il suo popolo dalla morte. La donna chiama questa azione una richiesta di ken. E poiché il re ama Esther, la favorisce e ne esaudisce il desiderio. Quindi offrire un dono di favore è ken, perché è motivato dal diletto. Il tipo di ken più estremo è mostrare favore a qualcuno che merita piuttosto una punizione e non certo ricevere un dono generoso. È il caso di Giacobbe, che ha ingannato suo fratello Esaù ed è fuggito e poi, dopo 20 anni, vuole tornare e sistemare le cose. Quindi si reca da Esaù chiedendo: «Posso trovare ken ai tuoi occhi?» Giacobbe non sta chiedendo ciò che è giusto, ma favore e grazia. E sorprendentemente è proprio questo il dono che Esaù gli concede. Egli sceglie di amare suo fratello Giacobbe e mostrare nei suoi confronti una grazia che non merita. Effettivamente ken richiede uno spirito generoso che le persone a volte hanno. Ma nella Bibbia colui che mostra più ken di chiunque altro è Dio, come quando ha salvato gli israeliti dalla schiavitù in Egitto. E come pronta risposta, essi l'hanno tradito subito dopo, scegliendosi come Dio a cui offrire il loro culto un idolo d'oro. A quel punto Mosè si è fatto avanti e ha chiesto a Dio di prendere in considerazione la possibilità di offrire loro un dono che essi non meritavano. E Dio acconsente, concedendo loro un assoluto atto di ken, il perdono e la promessa di rimanere vicino a queste persone. Questo tratto caratteriale di Dio è così certo e affidabile che per oltre 40 volte nel libro dei Salmi le persone hanno chiesto a gran voce il ken di Dio quando erano malate, in pericolo o in esilio. I profeti biblici come Isaia, guardando alle manifestazioni del ken di Dio del passato, audacemente hanno dichiarato che il Signore un giorno avrebbe mostrato ken al suo popolo, liberandolo insieme a tutta la creazione dalla morte e dalla distruzione. Ora, quando osserviamo gli autori del Nuovo Testamento, notiamo che essi descrivono il ken di Dio con la parola greca charis, che significa dono misericordioso. Ad esempio, quando ci viene presentato Gesù nel Vangelo di Giovanni, ci viene detto che egli è il charis glorioso di Dio diventato uomo, inviato in un mondo di persone intrappolate nelle tenebre, nella morte. Perché, secondo l'Apostolo Paolo, siamo proprio come morti viventi. Dio ha abbandonato l'umanità alle conseguenze distruttive delle nostre decisioni egoistiche. Ma Paolo dice che Dio è ricco in misericordia e con il suo charis ci ha salvato. Sta parlando di come la vita, morte e risurrezione di Gesù ci vengano offerte come un dono generoso di vita che è più potente della stessa morte. E come per qualsiasi dono, tutto quello che si deve fare è riceverlo. Quindi ora è chiaro perché gli autori biblici parlano così tanto di questo aspetto del carattere di Dio attraverso tutta la storia della Bibbia. Quando le persone sono disposte ad ammettere i loro fallimenti e a chiedere a Dio ken, egli risponde in modo coerente e generoso. Dio dona se stesso, la sua vita e il suo amore. E questo è ciò che significa che Dio è pieno di grazia.